Lo stupendo altipiano di Casera Razzo, dal 26 ottobre al 13 novembre, ha ospitato le truppe alpine, che sul poligono di Monte Bivera hanno svolto l'esercitazione a fuoco pluriarma, denominata Brezza Invernale 2020, effettuata quest'anno nel pieno rispetto delle misure anti-Covid-19, nonché nella tutela dell'ambiente, utilizzando materiali e proiettili non inquinanti. Alla presenza del comandante delle truppe alpine, generale di corpo d'armata Claudio Berto, hanno preso parte all'esercitazione gli alpini del 7° di Belluno, gli artiglieri del 3° artiglieria terrestre di Remanzacco, oltre al personale del 5° alpini di Vipiteno, del reparto comando e supporti tattici Iulia di Udine, del 2° reggimento Genio Guastatori di Trento e del reggimento logistico Iulia di Merano. Nel corso della manovra è stato utilizzato un aeromobile a pilotaggio remoto Raven per la sorveglianza e ricognizione del campo, a cui si è aggiunto il sistema radar controfuoco Arthur, vero e proprio occhio dell'artiglieria, che permette l'individuazione delle sorgenti di fuoco avversarie, consentendo di controbatterlo. Il 3° reggimento artiglieria ha avuto modo di testare il veicolo cingolato BV-206, allestito e digitalizzato in versione posto comando di gruppo e di batteria per gli osservatori del tiro, ed ha effettuato l'ormai tradizionale scuola tiri di artiglieria andando a fuoco sul poligono di Monte Bivera. Si è trattato di un momento importante per testare il futuro dell'arma, tesa a sviluppare le più efficaci e migliori capacità nella ricognizione, il dispiegamento, lo schieramento e l'ingaggio degli obiettivi simulati. Con questa esercitazione, il 7° Reggimento Alpini ha concluso l'iter addestrativo previsto e da dicembre sarà impiegato in Lettonia nell'ambito dell'operazione Baltic Guardian.